Dopo le prime tre giornate in cui il Torino condivideva la vetta della classifica con Inter e Juventus, mentre Lecce arrivava dopo due sconfitte contro Atalanta e Inter e una vittoria di misura al Via del Mare contro il Cagliari, il punto conquistato contro i Granata poteva sembrare un punto d'oro. Invece si ritorna nel Salento, tornano nel Salento Falcone e compagni, quasi recriminando su due punti persi e quindi non uno guadagnato, due punti persi per la mole di gioco fatta dal Lecce, per le occasioni create, ma con tanti spunti positivi, tra cui ovviamente il secondo clean sheet consecutivo di Vladimiro Falcone dovuto ad una ritrovata solidità difensiva, addirittura settimo clean sheet per Luca Gotti da quando siede sulla panchina del Lecce in 14 gare, quindi il 50% delle gare in cui Gotti è stato allenatore del Lecce non ha subito reti. Tutto questo avendo, come ha sottolineato il presidente Saverio Sicchi Damiani in un post social, ancora una volta la rosa più giovane della Serie A e una primavera che si sta apprestando ad affrontare questo campionato di Primavera 1 tra le big, e arriva anche da un risultato eclatante a Firenze, un risultato davvero importante, una vittoria per 2-1, ma di questo e tanto altro parleremo con gli ospiti in studio, iniziando proprio dal timoniere di questa nuova primavera dell'Unione Sportiva Lecce, mister Giuseppe Scurto. Grazie mister. Buonasera a tutti. Accanto al mister invece a destra un amico di Ora Lecce, ma un volto storico del Lecce Calcio, Adolfo Starace. Ciao, saluto a tutti quanti e come al solito grazie dell'invito. Mentre accanto a me un collega, fa parte del gruppo editoriale Distante, Stefano Sozzo per Tutto Calcio Puglia. Ciao Andrea, grazie per l'invito. Mentre accanto, proprio a sinistra, con un nuovo tavolino, te lo sei portato da casa, Checco Fedele, come sempre, sarà la vostra sponda per quanto riguarda le domande social e quant'altro, anche WhatsApp, come sempre c'è il numero in sovraimpressione. Assolutamente, buonasera Pier, buonasera ai nostri ospiti, buonasera agli amici a casa, come sempre potete entrare con noi in studio, fare le vostre domande a mister Scurto, ai nostri ospiti, ma anche dire la vostra su quello che accade intorno all'Unione Sportiva Lecce tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Allora, entriamo subito nel vivo della puntata andando a rivedere innanzitutto i risultati, poi la classifica e poi appunto quello che è successo in Torino-Lecce. Como-Bologna 2-2, Empoli-Juventus 0-0, Milan-Venezia 4-0, Genoa-Roma 1-1, Atalanta-Fiorentina 3-2, Torino-Lecce appunto 0-0, Cagliari-Napoli 0-4, Monza-Inter 1-1, Parma-Udinese 2-3, con l'Udinese addirittura in testa alla classifica, Lazio-Verona 2-1. Per una classifica che vede l'Udinese è incredibilmente in testa con 10 punti, seguono il Napoli, l'Inter, la Juve, il Torino con 9-8 punti, 7 punti la Lazio, Verona, Empoli, Atalanta a 6, il Milan e il Genoa a 5, 4 punti per Parma e Lecce, a 3 punti la Fiorentina, il Monza, la Roma, il Bologna, a 2 punti il Como e il Cagliari, chiude ultimo fanalino di coda il Venezia con un punto. Mister, vedere la Roma lì in basso, che impressione ti fa? Siamo all'inizio ancora. Ma è chiaro che sono le prime giornate, un campionato che inizia col mercato ancora aperto e sono tante squadre che chiaramente si devono un po' assestare. È chiaro che è una squadra importante, quindi fa un po' effetto, però credo che abbia dei valori importanti, per cui credo che poi alla lunga i valori verranno fuori. Anche perché effettivamente, come ha detto lei mister, ha cambiato tanto la Roma in sede di mercato. Sì, è una squadra che ha cambiato tanto, ha fatto un mercato sicuramente importante in entrata, prendendo dei giocatori sicuramente di livello importante, quindi ha tutte le qualità per venire fuori in un campionato che però è sempre molto difficile. Adolfo, l'Udinese invece lì può essere magari il nuovo Bologna, il Bologna di quest'anno? È presto, effettivamente è presto, anche perché la partita contro il Parma ha avuto veramente una doppia facciata, nel senso che Parma è crollato in pratica nel secondo tempo dopo che aveva dominato quasi nella prima parte della gara stessa. Quindi
Oggi ancora siamo davanti al calcio d'agosto, se vogliamo, siamo alla quarta giornata, ci sono ancora dei ritmi da mantenere e per esempio il Parma è crollato, mentre l'Udinese ha avuto la fortuna di azzeccare alcuni cambi e adesso si ritrova in testa. Per carità, un intellegatore interessante l'Udinese, è una bella squadra, però insomma, dire che è già la sorpresa del campionato che possa sostituire il Bologna mi sembra ancora presto. Il Venezia invece, Stefano, ti lascio questa patata bollente prima di andare a vedere poi le immagini di Torino-Lecce. Ma il Venezia, come tutte le squadre, diceva bene mister Scurto, deve rodare. Sappiamo che le squadre le neopromosse hanno sempre quel gap, devono cercare di colmarlo o attraverso il gioco, attraverso l'amalgama e attraverso anche quei giocatori nuovi che poi arrivano sempre negli ultimi giorni di mercato. Sicuramente li vedo in questo momento un passo più indietro rispetto agli altri, soprattutto dal punto di vista difensivo, però credo che quest'anno non ci sia la squadra cuscinetto, cioè c'è ancora tempo per andare a individuare eventualmente quelle squadre che lotteranno per non retrocedere. Ecco, chi invece dal punto di vista difensivo ha ripreso a fare un lavoro eccellente è proprio il Lecce di Luca Gotti, che come dicevamo addirittura può recriminare per due punti persi a Torino. Vediamo il servizio. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, un punto a testa tra i padroni di casa. Il Lecce termina 0-0 la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, risultato che sta stretto ai giallorossi per la mole di occasioni create e la personalità mostrata su un campo ostico. Gotti presenta il suo Lecce con due novità, titolari a sorpresa Rebic e Berisha al posto di Rafià e Uden, nei tre alle spalle di Cristovic insieme a Morente. Granata con il tandem offensivo composto da Adams e Zapata, partita subito vivace. Al quarto prima incursione del Torino con Ricci che taglia in due la difesa giallorossa ma senza riuscire a sorprendere Falcone in spaccata. Al nono la risposta del Lecce in uno squillo di Cristovic, servito con i tempi giusti da Morente, il montenegrino manda a vuoto Masina e calcia in diagonale con potenza, sfiorando la porta di Milinkovic-Savic. Al 19esimo primo cambio obbligato tra i padroni di casa, fuori Vojvoda per un guaio muscolare, dentro Valukievic. Al 26esimo contropiede del Lecce con Morente che fa correre palla al piede Berisha, il cross dell'albanese sul secondo palo è preciso per Cristovic, la cui frustata di testa al pallone viene neutralizzata dall'intervento di Milinkovic-Savic. Al 35esimo la più limpida delle occasioni da gol e il marchio è ancora Salentino, cross a rientrare di Rebic verso il secondo palo e colpo di testa indisturbato da posizione ravvicinata di Morente che manca incredibilmente bersaglio e vantaggio. Primo tempo che va in archivio con 4 tiri granata e 9 giallorossi, possesso palla favorevole alla squadra di Gotti. La ripresa si apre con un cambio nel motore del Lecce, fuori l'ammonito Pierre, dentro Koulibaly in coppia con Ramadani, nel toro spazio a Sosa per Pedersen. Al 52esimo rapido check con il VAR per un tocco di mano in aria proprio del neoentrato Sosa su cross di Morente, ma il braccio è lungo il corpo e Colombo fa giustamente riprendere il gioco con un calcio d'angolo. Allora fuori Rebic, dentro Pierotti. Al 67esimo è ancora il Lecce a sfiorare il gol, Cristovic si mette in proprio e accentrandosi dalla destra tenta la botta verso il secondo palo trovando ancora la manonna di Milinkovic-Savic. Al 70esimo doppia variazione sulla tre quarti giallorossa, fuori Morente e Berisha, dentro rispettivamente Uden e Rafià. Succede poco e nulla fino all'84esimo quando Pierotti rompe gli indugi, accelera palla al piede e prova il tiro da fuori senza però centrare lo specchio della porta. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Colombo, dopo la vittoria contro il Cagliari al Via del Mare per il Lecce arriva anche il primo punto di trasferta. Mister, tipica partita a cui appunto sorge spontanea la domanda: un punto guadagnato o due punti persi? Ma vedere anche le immagini si capisce come il Lecce meritasse sicuramente di più, ha avuto tante occasioni, quindi è chiaro che c'è un po' di rammarico perché probabilmente, anzi sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più, però come dicevamo all'inizio, proprio perché siamo all'inizio di stagione, credo che sia ancora più importante il tipo di prestazione che è stata fatta, perché comunque andare a giocare in un campo difficile come quello del Torino, che ha iniziato tra l'altro il campionato in modo molto importante, disputare una prestazione così importante credo che dia grande fiducia a tutti e insomma, credo che bisogna fare i complimenti. Anche perché c'è una domanda da casa a tal proposito. Rino le chiede: cosa può fare un allenatore per migliorare questa sterilità negli ultimi 20 mesi?
Ma è chiaro che tutti gli allenatori cercano di, in qualche modo di migliorare il più possibile, cercare di sfruttare ogni margine possibile di miglioramento, però è anche vero che ci sono quelle qualità chiaramente dei calciatori, c'è anche un po' la casualità in certe partite. Ci sono i 2 metri di Milinkovic-Savic in porta. C'è la bravura, quindi... esatto, del portiere avversario e le difese avversarie, quindi non è semplice, è chiaro che ci si lavora, però poi ci sono da una parte le qualità insomma, individuali e dall'altra parte comunque le qualità degli avversari. Adolfo, invece qual è stato l'aspetto che ti porti a casa in maniera positiva e quale appunto dove magari andresti a lavorare sopra? Guarda, a me è piaciuto tanto Berisha, perché nel primo tempo ha disputato una gran partita, con la giusta personalità, ha avuto la possibilità di concludere in porta, ha servito anche delle buone palle. E poi non dimentichiamo che comunque mister Gotti ha avuto il coraggio di schierare anche Rebic insieme con Berisha, un Rebic che ancora è al 60% se vogliamo, però ecco, lo diciamo in sottovoce, è un peccato, no? In seguito non poter far giocare poi assieme Cristovic e Rebic. Poi è chiaro, secondo quello che sarà il modulo che sceglierà Gotti, perché Rebic ha dimostrato comunque di avere classe, è un giocatore... No, scusa, Adolfo, ti interrompo subito. Perché non potrebbero giocare insieme successivamente? No, chiedo. Giocare con le due punte, dico io. Cioè, giocare con due punte effettive, perché Rebic alcune volte, l'abbiamo visto anche nella partita, è venuto fino nella prova a tre quarti per prendersi il pallone. Ma ripeto, vabbè, queste sono tutte, stando lontano dalla porta, la pericolosità di Rebic secondo me diminuisce, no? È chiaro. Secondo me un Rebic a fianco a Cristovic potrebbe magari per noi fare la differenza. Però ripeto, queste sono tutte idee che magari il tifoso e io per primo posso portarmi dietro, perché ecco, spero che questa mancanza del gol nel Lecce, o comunque questa scarsa attitudine, no, a fare gol, perché Cristovic è solo lì davanti, possa essere un attimino modificata con una maggiore vicinanza di Rebic vicino all'attaccante Cristovic. Ma secondo me in questo caso sono più le caratteristiche di Rebic, che l'ha detto anche Gotti in conferenza stampa alla vigilia di proprio Torino-Lecce, dicendo che Rebic è una seconda punta, nasce seconda punta, addirittura spesso ha giocato da esterno. E ti chiedo proprio, Stefano, a che punto è questo Rebic secondo te? Ma io sono molto contento, perché già vederlo in campo è un grandissimo risultato. È arrivato la ciliegina sulla torta su un mercato fatto dal direttore Corvino e dal direttore Trinchiera, secondo me è perfetto. Possiamo discutere su cosa manca in una zona del campo, però Rebic rappresenta la ciliegina sulla torta. E vederlo già in campo, vederlo in una condizione secondo me buona, ovviamente non è ottimale, perché abbiamo visto che al 60esimo è stato sostituito, è comunque un giocatore a cui è stato richiesto quantomeno la corsa fino alla metà campo, quindi è un giocatore che è venuto a prendere palla, l'ha protetta soprattutto nei primi 10 minuti. Certo, come diceva Adolfo, la pericolosità di Rebic viene meno nel momento in cui lo fai stare lontano dalla porta. È un giocatore che con quella tecnica, con quella qualità, con quella anche astuzia, dovrebbe essere più vicino alla porta, quantomeno per essere più pericoloso. Su questo, ripeto, poi c'è anche il mister che magari parlo a prescindere da Rebic, secondo me rientra nelle caratteristiche generali di un calciatore. Rebic è uno a cui piace andare incontro alla palla, andare a prendersela magari addirittura dai difensori, partire da lontano, quindi non, secondo me non è un'indicazione tattica di Gotti, ma mister, comunque ci sono anche le caratteristiche dei giocatori che portano poi ad esprimersi in campo in una certa maniera. Ma, sicuramente sì, è chiaro che le caratteristiche dei calciatori poi fanno sempre la differenza. Sicuramente insomma, il mister, che è molto bravo, che è una persona che ho avuto il piacere di conoscere professionalmente, insomma, saprà come cercare di far rendere al meglio insomma, i singoli e la squadra nel suo complesso. Mentre Stefano,
Krstović, alla fine a Krstović è mancato davvero solo il gol. Sì, leggevo dalle statistiche che dovrebbe essere uno dei primissimi attaccanti in tema di expected goal, è un giocatore che ha tirato molto in porta dall'inizio del campionato e gli sta mancando un po' di fortuna, perché in realtà tutti i tiri che abbiamo visto sono stati comunque di una certa tecnica e anche molto intelligenti, però davanti c'aveva Milinkovic-Savic, che è un giocatore alto 2 metri, un portiere alto 2 metri che è difficile da superare, però mi piace vedere come Krstović sia nell'azione guidi l'attacco del Lecce anche in modo propositivo, va a prendere palla, la protegge, fa sportellate, salta l'uomo, tira in porta, quindi sono tutti elementi positivi, manca solamente il gol. A un giocatore, secondo me, un attaccante che in questo momento in Italia ci invidiano un po' di squadre. Adolfo, noi invece qui ad Ora Lecce, devi sapere, abbiamo creato un fan club per Gilbert. Gilbert e Berisha. Io e Checco Fedele l'abbiamo creato in un altro stanzino. Che prestazione di nuovo ha fatto Gilbert? E poi ti torno anche su Berisha, che secondo me può prendere in mano davvero le chiavi di questo Lecce, perché è un giocatore universale dal punto di vista tattico, riesce a rendere davvero in tante zone del campo. Guarda, Berisha mi ha veramente sorpreso, perché probabilmente dei tanti trequartisti che abbiamo, quello forse è più predisposto a fare quel tipo di ruolo. Cioè, nel senso che gli altri forse la personalità che dimostra, esatto, qualcosa di... Ma ripeto, la prima mezz'ora è stato fantastico, gli è mancato veramente soltanto la conclusione, però ha giocato veramente bene e ha dimostrato, secondo me, di essere pronto per avere una maglia di titolare perpetua, chiamiamola così, nel senso che lui è un calciatore che riesce veramente a proporsi sulla fascia, a concludere, a essere il rifinitore, quindi è un'altra arma che dispone Gotti. Di Gilbert, che devo dire, è stata una sorpresa per anche per me, perché, ma non fosse altro che dopo 2 giornate questo ragazzo si è inserito veramente alla perfezione. Ora, col Torino non l'abbiamo visto molto portarsi in avanti, perché aveva magari più preoccupazioni per stare dietro, però anche nella prova fatta contro il Torino ha dimostrato una sagacia tattica e una forza sull'uomo veramente, veramente incredibile. Quindi grande merito anche in questo caso a Pantaleo Corvino, che ha trovato un calciatore portato qui dopo le varie esperienze che ha fatto, che ha sicuramente stimoli nuovi per fare bene anche noi qui a Lecce. Mister, a Torino nuovamente il settore ospiti era sold out, quindi il Lecce fuori casa non gioca fuori casa. Quanto è importante questo aspetto per una squadra che si deve salvare, quindi sapere di non essere mai sola? Ma credo sia un aspetto fondamentale. I tifosi del Lecce, insomma, in tutti questi anni hanno dimostrato grande attaccamento alla squadra, grande vicinanza alla squadra. Credo che per i calciatori sentire questa passione, questo aiuto da parte del pubblico sia una cosa fondamentale. E oltre ad averli in casa, avere i tifosi anche al seguito in trasferta, credo che sia fondamentale per una squadra che chiaramente deve lottare per mantenere la categoria, e credo che questo sia un aspetto, insomma, anche perché ci sono importante. Dei duelli importanti anche sugli spalti. Tu sei un ex Torino, poi ne parleremo nella seconda parte. I tifosi del Toro sono dei tifosi comunque molto caldi. Si dice che Torino, città, tifi il Torino, quindi comunque avere a Torino, contro il Torino, tutto questo supporto è qualcosa davvero di in più, qualcosa di importante. Assolutamente, credo che per i calciatori sia uno stimolo in più per fare bene, quindi bisogna sicuramente ringraziare i tifosi, perché non è facile comunque seguire dappertutto la squadra, fare tanti chilometri, fare sacrifici, per cui credo che i calciatori questo lo sentano e lo apprezzano in modo particolare. Ecco, vorrei cogliere l'assist di Mister Scurto per sottolineare questo. Cioè, comunque, Adolfo, tu che hai rappresentato da dirigente l'Unione Sportiva Lecce, sai benissimo che, sì, è vero, ci sono tanti salentini fuori sede. Peraltro quest'oggi, tra brevissimo, vedremo le pagelle proprio di un Lecce Club piemontese.
e quindi tanti di quei tifosi vivono nel nord Italia, ma tanti altri partono dal Salento. È qualcosa di incredibile quello che è successo, per esempio, ce lo ricorderemo tutti, rimarrà nella storia, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Certo. E qualcuno diceva sono tutti salentini che vivono. Non è vero, ne saranno partiti almeno 2000 dal Salento. Ma quindi vedi, forse una delle statistiche che manca in questi ultimi anni è vedere intanto quale squadra porta più tifosi fuori casa, ovviamente tralasciando quelli che sono i grossi club, perché quelli non fanno testo. Per capire quella che è veramente la passione e la forza di questa squadra, cioè avere 1.500-2.000 tifosi fissi in ogni trasferta, che si tratti di Torino piuttosto che Roma, Cagliari addirittura, o Cagliari eccetera, vuol dire che il seguito è veramente eccezionale. C'è una provincia, che una città che ha 90.000 abitanti con una provincia che ne raggiunge 800.000, portare almeno la metà di quei 1.500 che erano a Torino, perché la metà probabilmente erano leccesi, erano salentini, è già una grande... Noi ci accorgiamo quando vengono gli altri. Quando vengono le altre tifoserie, sicuramente sono la metà di quello che il Lecce riesce a portare fuori. E quindi, ripeto, sarebbe interessante vedere a fine stagione quanti tifosi riusciamo a portare fuori casa, ma non fosse altro che misurare quella che è la passione e il seguito della tifoseria leccese. Su questo credo ci sarebbe da parlare ore e ore per raccontare quello che sta facendo in particolare questa dirigente. È sempre stato nel DNA dei salentini seguire la propria squadra, dei leccesi, però quello che sta facendo questa società, basti vedere l'ultima iniziativa con le scuole venerdì scorso, dove ci sono stati davvero centinaia di bambini, di famiglie che hanno ricevuto il buon anno scolastico dai beniamini giallorossi e che non sono quelli magari invece dei top club. È qualcosa di bellissimo ed è un lavoro quotidiano che sta facendo questa società. Prima di andare però a vedere le pagelle del Lecce Club Oleggio di Torino Lecce, fare invece una piccola parentesi su quanto sia importante in questo Lecce, nel Lecce di Gotti, il clean sheet, come si suol dire, ovvero 7 clean sheet su 14 partite, il 50%. Cioè, mister, c'era un vecchio adagio del calcio: gli attaccanti ti fanno vincere le partite, la difesa ti fa vincere i campionati, ti fa raggiungere gli obiettivi. Tu sei un ex difensore, peraltro, cioè quello che sta facendo Gotti è davvero alla base di un vecchio calcio che forse però porta ancora ai risultati. No, credo che l'equilibrio difensivo sia fondamentale, soprattutto in un campionato difficile come quello della Serie A, dove si affrontano veramente squadre molto molto forti con attacchi importanti. Credo che per una squadra come il Lecce sia fondamentale probabilmente come prima cosa avere un equilibrio difensivo importante, e questo credo che sia un grande merito del mister. Gaspar sta riuscendo a far dimenticare Pongra. A proposito di questo, c'è proprio una domanda di Giuseppe che dice: buonasera, un saluto a tutti, peccato che quest'anno non si possa commentare su Facebook. Dopo un TT e Pongracic, Gaspar può prendere le redini della difesa? Gaspar sicuramente ha i mezzi, almeno quelli fisici per adesso, per sopperire all'assenza di alla cessione di Pongracic. È chiaro che dobbiamo vederlo ancora più in là, però già a Torino ha disputato una gara incredibile, cioè forse anche meglio di Baschirotto, secondo me. Cioè ha giocato, praticamente non ha fatto vedere palla lì a Zapata, parliamo di uno che insomma la palla la vede spesso anche di testa, no? E quindi poi non ne parliamo quando lui si spinge avanti, diventa un pericolo costante per le difese. Sulle palle inattive, sulle palle inattive è forte, pericolosissimo. Quindi sicuramente lui è destinato a fare grandi cose, ma non dimentichiamo che la fortuna di questo Lecce, almeno nelle ultime gare, si chiamano anche centrocampisti, perché beh, Ramadani è stato eccezionale. Ramadani proprio col Cagliari è tornato, ha fatto forse una delle migliori partite in assoluto che ha fatto Lecce. Andiamo invece a vedere, come dicevamo, le pagelle dal nord Salento, questa finestra che abbiamo voluto dedicare ai salentini proprio che sono fuori sede e che rendiamo quindi partecipi di Ora Lecce con le loro pagelle. Buon pomeriggio, siamo qui noi del Lecce Club di Oleggio allo stadio Grande Torino di Torino. Dopo una bellissima partita finita 0-0 a reti inviolate, procediamo a dare le nostre pagelle secondo il nostro parere. Vai Antonio.
Buonasera a tutti. Allora, iniziamo. Falcone senza voto, perché ha dato la sicurezza, però parate non è fatto. Quindi ha fatto un altro clean sheet, sono contento per Falcone. La difesa tutti con la tutti sufficienti, un voto in più lo darei a Gasparri e mezzo voto in più del 6,5 lo darei a Baschirotto. Gilbert e Gallo, tutti e due 6. La mediana bella partita di Ramadani, 6,5, Pierre e Koulibaly, entrambi 6, Berisha anche lui 6, l'attacco Rebic 7, Kristovic 6,5 e per ultimo Morente 5 anche se ha cambiato fascia nel secondo tempo da destra e passato a sinistra, però sempre Morente. Da Torino è tutto, forza Lecce sempre. Forza Lecce, grazie a tutti da Lecce Club di Oleggio. Ciao. Un saluto a Danilo Piscop e a tutti i soci del Lecce Club di Oleggio, peraltro se non ricordo male il primo Lecce Club della storia in Piemonte, è dedicato proprio a Saverio Sicchi Damiani, al presidente Saverio Sicchi Damiani. Adolfo, condividi i voti? No, non tutti. Non tutti. Intanto mezzo voto in più a Ramadani sicuramente, almeno un 7. Però non ti devi arrabbiare, Adolfo. No, come no, l'hai no, detto, no, 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 tutti. No, perché insomma Ramadani, no, io lo dico convinto perché insomma Ramadani ha fatto una gran partita. Rebic invece un mezzo voto in meno perché è stato solamente in campo diciamo 50-55 minuti. Gli altri va bene, vanno bene, Gaspar va bene, Gallo forse anche mezzo voto in più perché anche lui ha fatto una bella partita. Un mezzo voto in meno forse a Pierre perché era stranamente nervoso, meno male che l'arbitro ha chiuso un occhio sul secondo fallo, perché se no saremmo rimasti in 10. Per il resto insomma va bene. Poi le pagelle, sai, lasciano il tempo che trovano. Sì, sì, è un modo appunto. Erano tutti sufficienti. Mister, a te non chiedo ovviamente di esprimerti per quanto concerne i calciatori del Lecce, mentre a Stefano chiedo solo il migliore e il peggiore secondo te. Direi ce ne sono due. C'è un Gaspar Kristovic, che secondo me sono stati i migliori in campo. Il peggiore Pierre, ma è come diceva, solamente da un punto di vista mentale, cioè ha approcciato la gara in modo sbagliato perché è andato subito sul piano nervoso, era distratto nella ricezione della palla, anche distratto nella gestione del pallone. E poi in pochi minuti stava rischiando di farci rimanere in 10 perché effettivamente quel secondo fallo l'arbitro ci ha graziato forse. Vabbè, ogni tanto l'arbitro ci va bene. Ogni tanto. Comunque questa versione da professore arrabbiato di Adolfo Starace ancora mi mancava. No, perché a me piace tantissimo. Ramadani è un gran bel giocatore, cioè poi quando fa quelle prestazioni... Ma ovviamente, come sempre, qui ad Ora Lecce si scherza. Mentre andiamo in pubblicità e dopo torniamo con degli interventi, mi diceva Checco, dal pubblico da casa, e poi parleremo proprio del post del presidente Saverio Sicchi Damiani, perché racchiude davvero l'essenza di questa Unione Sportiva Lecce. Ma tutto dopo la pubblicità. Stavamo discutendo proprio con Adolfo Starace sul perché se uno gioca 55-60 minuti il voto debba essere più basso. Se comunque incide, devi dargli un voto alto, Adolfo, basta. Vabbè. Tu che c'hai 40 anni, pure no. Intanto, vabbè, non possiamo esimerci dal salutare la piccola Maristella, tifosissima giallorossa, ma c'è un messaggio di Gabriele che dice: buonasera, complimenti per la trasmissione. Non credete che la valutazione di un attaccante non possa prescindere dalle sue capacità realizzative? Il nostro Kristovic si impegna tantissimo e lo apprezziamo tanto, ma ha evidenti limiti in fase conclusiva. Cosa ne pensate? Beh, chi vuole rispondere? Esonero il mister non dal ruolo di allenatore ma dalla risposta. Quindi iniziamo da Stefano. Allora, che deve giudicare comunque. Sì, allora
ci sta, cioè il tifoso nel momento in cui osserva la partita dice comunque l'attaccante deve segnare, cioè deve stare in campo per fare quello, segnare. Però Krstović fa un lavoro enorme per la squadra, perché gigantesco, direi. Gigantesco, perché viene incontro, cura gli appoggi, fa valere la forza fisica sulle palle lunghe, cioè è un giocatore totale, anzi forse per queste ragioni pecca un po' di lucidità sotto porta, ma ripeto, col Torino è anche stato un po' di sfortuna, perché in realtà il ragazzo ha provato più volte la rete, ha provato anche tiri che non erano semplicissimi da parare, quindi il giudizio proprio nella partita col Torino non può che essere positivo. È vero anche che in questo percorso di crescita, che poi alla fine il Lecce deve fare, perché ci sono stati tanti cambiamenti, è vero che nell'undici titolare sono cambiati due o tre pedine, però in realtà cambia anche proprio l'assetto, lo diceva mister Gotti, gli automatismi non sono più quelli di aprile, marzo-aprile, ma c'è bisogno di riprenderli, quindi man mano è necessario quel meccanismo per tenere tutti quanti sulla stessa condizione fisica e nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Quindi io aspetterei Krstović ancora, perché potrebbe darci delle grossissime soddisfazioni considerando che lo scorso anno era un esordiente, quest'anno ha già un'esperienza, l'esperienza di un anno in Serie A. Mi permetto questa piccola parentesi proprio su Krstović, nel frattempo chiedo alla regia di preparare la grafica relativa appunto alla media età dell'Unione Sportiva Lecce, prendendo in prestito le parole proprio di Gotti. Mister Gotti nelle conferenze stampa sottolinea quanto la scelta degli 11 dei titolari sia anche relativa all'intesa che i giocatori stessi hanno in campo. Krstović, l'ha detto pure Baschirotto, io ho cambiato il terzo compagno di reparto in 3 anni. Krstović magari era abituato, come diceva Stefano, ad altri compagni e quindi deve trovare i meccanismi, i compagni devono imparare a leggere i suoi movimenti, imparare a leggere dove vuole la palla, come la vuole, tutte cose che il tempo poi e il campo aiuta. Fermo restando che il Lecce contro il Cagliari ha vinto grazie a un gol di Nicola Krstović. Ma cambiando pagina, voltando pagina, e prendiamo come spunto appunto il posto del presidente Severo Cicchi Damiani, che sottolineava la classifica redatta da Transfer Market, che pone il Lecce all'ultimo posto, o se si vuole al primo posto per quanto riguarda l'età media. Lecce è la squadra più giovane nuovamente di questa Serie A. Adolfo, cosa dire? Di un dato che comunque hai accompagnato dai risultati sportivi. Assolutamente. Beh, dire che fa parte del... Fammi fare un attimo un plauso al grafico Checco Fedele. Bravo, perché è andato a beccare anche una foto. Ma dovevi rovesciarlo il grafico. Lecce in prima posizione per l'età più bassa. No, oggi sta polemico, Adolfo. A parte le battute. Dai. Cioè, è chiaro che dire che si continua su quella che è la politica che la società ormai ha intrapreso negli ultimi anni mi sembra quasi... la palissiana, insomma, cioè, si sa, quella è l'unica strada che la nostra società deve intraprendere per portare avanti sempre discorsi relativi a quelli che sono gli equilibri di gestione, gli stipendi, le plusvalenze, eccetera. Ne abbiamo già parlato e mi pare anche superfluo accennare a questo. Però la cosa essenziale, la cosa importante è che poi i risultati vengono sempre. Cioè, voglio dire, anche quest'anno, nel momento in cui abbiamo ceduto 2 o 3 calciatori importanti, molti all'inizio avevano un attimino cominciato a polemizzare su queste cessioni, ne sono arrivati invece tanti e stiamo vedendo la bontà delle operazioni e delle scelte fatte di Corvino, che mi sembra veramente un fuoriclasse da questo punto di vista in questa società, forse uno che... Adolfo, proprio la tua presenza da memoria storica vivente dell'Unione Sportiva Lecce, è proprio nel DNA di questa società comunque puntare sul settore giovanile. Ricordiamo da sempre sono usciti, tornando proprio indietro, i vari Brio, Causio, poi Moriero, Conte. Noi negli anni poi... 80, negli anni 80 andavamo avanti con calciatori, grazie sempre anche all'abilità in quel periodo di un altro direttore sportivo che era Mimmo Cataldo che ha portato anche lui tanti di quei
giovani sconosciuti anche fuori da quello che era il vivaio del settore leccese. Ricordiamoci Alberto Di Chiara, per esempio, preso veramente per un scambiato con Tusino per 300 milioni, scambio di prestiti, Tusino ci ritorna i 300 milioni e poi Di Chiara lo vendiamo a quasi 3 miliardi, parliamo di 3 allora. Miliardi di quel periodo. Quindi voglio dire, nella politica dell'Unione Sportiva Lecce è fondamentale intraprendere questa strada. E quindi allora c'erano i ragazzi fatti in casa, come si diceva, i Conte, i Moriero, i Monaco, i Garzia, tutti i ragazzi che hanno fatto poi le fortune, parlo a livello economico del Lecce. Le plusvalenze effettuate in quegli anni hanno dato la solidità, perché in quel periodo il Consiglio di Amministrazione dell'Unione Sportiva Lecce non ha mai tirato fuori un soldo, mai. E questo non è una diminuzio, ma è un dato positivo, cioè deve essere un merito dei dirigenti che hanno saputo amministrare bene anche in quel periodo, così come sta avvenendo adesso. Stefano, peraltro, non solo la squadra più giovane, ma tutti giocatori di proprietà, non c'è un prestito, vuol dire che è un patrimonio totalmente dell'Unione Sportiva Lecce. Sì, e infatti volevo che lo sottolineassi, perché il presidente nel post ha aggiunto proprio questo dato, no? Nessun prestito. E questa è la vera forza di questa società, di questa squadra, perché avere una rosa composta da ragazzi di proprietà dà sempre quel quid in più, ti permette di lavorare su questi ragazzi, ti permette anche di gestirli, perché non dimentichiamo, nell'ultima sessione di mercato sono arrivati anche dei giocatori che ancora non hanno visto il campo, ma che stanno svolgendo quel... Pensi ad Asa. Asa, anche Marfischi, tanti giocatori che devono ancora crescere, arrivare a regime, ma il Lecce se lo può permettere, perché il Lecce ha questi giocatori, sono di proprietà, è proprio una filosofia, è un'idea di crescita societaria, cioè quella di prendere questi ragazzi e puntare su di loro e poi pian piano farli anche diventare giocatori grazie allo staff tecnico e quindi con Mr. Gotti eccetera eccetera, riusciamo poi a costruire questi ragazzi che arrivano poi in prima squadra e sono quel valore in più che ci permette di vivere, non sopravvivere, perché il Lecce non sopravvive ma vive grazie alle plusvalenze, grazie a questa idea societaria. Ecco, ringrazio i miei ospiti, perché gli ospiti di Ora Lecce mi forniscono sempre gli assist più belli per andare avanti nella trasmissione. Arrivano in prima squadra, quindi vuol dire, mister, che la primavera è un serbatoio fondamentale per le prime squadre, come lo è quella del Lecce. Assolutamente, credo che il settore giovanile di una società sia una risorsa molto importante per le società. E Lecce in questi anni ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani. Basti ricordare il campionato primavera vinto 2 anni fa, ma soprattutto insomma, tutti i ragazzi che poi si sono affacciati alla prima squadra, Dorgu, Beriscia, per fare qualche esempio. Quindi credo che la società stia lavorando molto bene in questo senso, e credo che sia una cosa molto importante insomma, per una società di Serie A. Campionato vinto dal Lecce Primavera 2 anni fa in finale contro la Fiorentina, una ovviamente delle squadre più importanti dal punto di vista del settore giovanile e della Primavera, e il Lecce di Mister Scurto proprio quest'ultimo weekend ha espugnato il Viola Park vincendo per 2-1. Andiamo a vedere come. I giallorossi di Mister Scurto si presentano al Viola Park contro i Parietà della Fiorentina, guidati dal tecnico Daniele Galloppa. I gigliati scendono in campo forti nei 9 punti ottenuti contro Cesena, Verona e Torino, con un ruolino di marcia che riesce da appunto 3 vittorie su 3 gare disputate. Il Lecce si presenta senza timori reverenziali, scendendo in campo con Raffaele tra i pali, Ubani, Esposito, Pacia e Addo a comporre la linea difensiva, Ilmaz, Gorter e Kovac a centrocampo, in avanti il solito Bertolucci supportato da Mboko e Winkelmann. Partono in avanti i ragazzi di Galloppa, ma le occasioni non mancano nemmeno per i giallorossi, che al tramonto del tempo ci provano con una botta da fuori di Winkelmann, la cui conclusione è potente ma centrale, e poi con Ilmaz che manda alto. Il secondo tempo inizia in maniera perfetta per la Primavera leccese, che passa subito in vantaggio. Kovac pennella un ottimo pallone dal lato sinistro dell'area di rigore viola. Bertolucci salta più in alto di tutti e supera Vannucchi per il suo 5° gol personale, che lo porta in cima alla classifica marcatori. Il Lecce non si accontenta e va vicino al raddoppio, prima con un tiro da fuori deviato in angolo da Vannucchi
e poi sul successivo corner su colpo di testa quasi vincente. La Fiorentina non ci sta e trova il pari con un'azione insistita di Caprini che si accentra da sinistra e lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio sinistro della porta difesa da Rafaida. I ragazzi di Scurto non perdono la lucidità e continuano a provarci sino al 60esimo quando Winkelmann riceve palla fuori dall'area viola e calcio di destro verso la porta di Vannucchi. Il numero 1 di Galloppa non è perfetto nell'opposizione a terra e il Lecce torna in vantaggio con il gol del definitivo 2-1 per una vittoria di prestigio su uno dei campi più ostici del campionato primavera, a sottolineare quanto importante possa essere questa stagione per i baby giallorossi. Mister, ritornando nel Salento, tu ragazzi cosa hai detto dopo aver vinto questa gara? No, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché insomma stanno crescendo, hanno fatto un'ottima partita in un campo difficile come quello della Fiorentina, vincendo sicuramente con merito, quindi bisogna fargli i complimenti, ma allo stesso tempo diciamo così restare con i piedi per terra, perché siamo chiaramente solo all'inizio, è una squadra composta da tanti ragazzi nuovi, per cui sicuramente è una squadra che deve ancora crescere, che deve ancora migliorare, che si deve ancora conoscere meglio, insomma i ragazzi si devono ancora conoscere meglio tra di loro, per cui è una squadra che ha sicuramente dei margini di crescita importanti. È chiaro che parliamo di ragazzi molto giovani che arrivano magari da campionati diversi, da contesti diversi, per cui è chiaro che hanno bisogno di un po' di tempo per ancora per migliorare, per crescere, però devo dire che sono ragazzi molto applicati, che si stanno sicuramente impegnando molto. Ecco mister, tu hai tanta esperienza per quanto concerne il campionato primavera, sei stato allenatore a Palermo, a Torino, arrivi da Torino, speriamo sia un viaggio che porti fortuna come lo è stato per Coppitelli. Sia il presidente Saverio Sicchi Damiani che il direttore Corvino hanno sottolineato una cosa che non è scontata, però va rimarcata, ovvero che non è facile avere continuità in una squadra primavera, perché molto spesso i calciatori vanno fuori età, vengono presi dalla prima squadra, vedi Dorgu, vedi Berisha, vedi Gonzales per quanto concerne Lecce, vedi Burnete, eccetera, eccetera. C'è sempre un ricambio, non sempre questo ricambio generazionale è di pari grado rispetto a quelli che hanno sostituito. Quindi diciamo è sempre un ripartire da zero, o quasi, per quanto concerne il lavoro di un allenatore di una squadra primavera. Sì, c'è da aggiungere che è un campionato molto difficile, perché come la Serie A è un campionato primavera 1 dove sono presenti tutte le squadre, le società più importanti d'Italia, per cui ci si confronta comunque con un livello molto importante, e quindi è un campionato già di per sé difficile. Poi il fatto che ogni anno si cambi molto, c'è questo ricambio chiaramente generazionale, quindi si formano delle squadre praticamente nuove per il 70-80%, è chiaro che rende il lavoro particolarmente difficile, ma allo stesso tempo è un lavoro molto stimolante. La fortuna è quella di avere dei ragazzi comunque che ci stanno mettendo veramente grande impegno, hanno la voglia, la volontà di crescere, di migliorare. Mister, quando è nata la trattativa, la possibilità di arrivare a Lecce? Ma ci siamo sentiti nel mese di giugno, e, insomma, in tempi abbastanza rapidi sono approdato a Lecce. L'ha chiamato il direttore Corvino? Sì. Può svelarci qualche... Non so, ha provato a... Le ha mandato, solitamente manda anche le foto del mare, però penso sì, che il mare lo conosce bene. No, è stato un incontro normale di lavoro. Adolfo, questa primavera vedi qualcosa di importante visto l'inizio che sta avendo? Allora, io ho tanti conoscenti che stanno già parlando di questo Bertolucci come nuovo fenomeno, Winkelmann lo stesso, cioè io ancora onestamente non ho visto ancora giocare la primavera del Lecce, però mi hanno garantito che si tratta di una squadra con elementi di valore, di assoluto valore. Poi la cosa bella a proposito di quello che diceva il mister, cioè questi ragazzi, adesso la battuta di Corvino che fa vedere il mare è sempre, no, un fatto simpatico, però ormai quando si parla di Lecce, del settore giovanile del Lecce, gli allenatori vengono anche se avessero vedere la giungla anziché il mare, voglio dire,
Le garanzie che dà questa società a livello di settore giovanile sono tali e tante che veramente uno ci viene anche a piedi, perché qui a Lecce si lavora bene, c'è comunque uno staff di primo ordine, ci sono tutte quelle possibilità per crescere, così come ha fatto anche il precedente allenatore, e io auguro veramente a mister Scurto di rifare, di ricalcare le stesse orme di Coppitelli e poi di arrivare ovviamente a traguardi più prestigiosi. Però anche quest'anno, ritornando al punto di prima, ci stanno elementi che possono fare le fortune del Lecce. C'era forse una domanda di Stefano proprio per il mister. Sì, mi metto il mantello del giornalista. Avevo una curiosità. Intanto si è sentito con mister Gotti per avere una sorta di continuità dal punto di vista tecnico del sistema di gioco, anche per costruire questi ragazzi e dare costruire una sorta di trade union verso la prima squadra. E poi la seconda invece era più, non voglio parlare del singolo perché tanto so che mi si ascolta, non me lo dirà mai, però grazie a queste prime partite e agli allenamenti che sono stati fatti, ci sono delle potenzialità interessanti per la prima squadra? Allora, per quanto riguarda Mister Gotti, ci siamo visti un paio di volte in occasione delle amichevoli che abbiamo disputato contro la prima squadra, abbiamo un ottimo rapporto, però insomma, diciamo, sono stati incontri cordiali, ma non ci sono disposizioni tecniche particolari. Per quanto riguarda i ragazzi, sono tutti ragazzi che hanno chiaramente le caratteristiche, le qualità, però parliamo di ragazzi comunque ancora molto giovani, di 18-19 anni, per cui sono ragazzi che devono comunque lavorare, che devono crescere. È chiaro che abbiamo dei ragazzi bravi, ma come dicevo prima, facciamo un campionato dove incontriamo tante squadre di grande valore, di grande livello, per cui è un campionato, dobbiamo ricordarci, molto difficile, dove come obiettivo di squadra bisogna pensare inizialmente a salvarsi, perché è un campionato sempre molto difficile con squadre veramente, società veramente molto importanti. Poi se i ragazzi avranno una crescita tale da poter dimostrare, insomma, di poter ambire a traguardi anche più importanti, è chiaro che non ci tiriamo indietro, però bisogna essere umili in questo e capire, insomma, che facciamo un campionato di grande difficoltà, così come la Serie A, ripeto per la prima squadra, questa è la Primavera 1, quindi con società Inter, Roma, Milan, Juventus, quindi tutte società molto importanti, quindi è già bello avere un confronto con queste realtà, però insomma dobbiamo piano piano capire di che livello siamo. Ecco, mi ha anticipato l'ultima domanda, quindi non la faccio, ovvero quali sarebbero stati gli obiettivi, quali sono gli obiettivi di questa squadra, ma ha già detto che si parte dalla salvezza per poi... Io dico sempre, quando mi chiedono l'obiettivo, insomma, nella primavera è chiaro che l'obiettivo principale è quello di far crescere ragazzi in modo da portare più ragazzi possibili in prima squadra o comunque tra i professionisti, questo è sempre l'obiettivo primario. Poi per quanto riguarda il campionato... Scusami, però sottolineo quello che sta dicendo mister Scurto, che è bellissimo, cioè ha anteposto la crescita del ragazzo. Sì, sì, certo. Quello è chiaro che l'obiettivo principale, proprio a proposito di quello che dicevamo prima, prima avere una risorsa per le società di calcio, e quindi da questo punto di vista è chiaro che questo è l'obiettivo principale. Ti posso chiedere con quale modulo di solito giocate? Noi stiamo giocando con il 4-3-3. Allora, invece, tornando, perché poi mi rimproverano che non leggiamo i messaggi, sì, perché no, giustamente arrivano tanti, scomodi. Alcuni... Allora, iniziamo, che ce n'era qualcuno da leggere ancora. Sì, il primo è un po' scomodo, lo leggiamo. La diamo a Stefano, eh? Pronti via. Buonasera a tutti e complimenti per l'ottimo programma. Posso sapere cosa ne pensano i vostri ospiti delle dichiarazioni di Antonino Gallo, ottimo professionista, sulla sua permanenza a fine stagione, e se una cosa... se una simile dichiarazione a inizio stagione vi è sembrata opportuna o meno? Allora, sì, è una domanda scomoda, però l'ho guardata in questo senso io. Con quelle dichiarazioni Gallo ha voluto dimostrare l'amore per questa maglia, ed è vera. Cioè, lui dice, questo sarà l'ultimo anno, me lo voglio godere a 360 gradi. Voglio cercare di raggiungere insieme alla squadra un obiettivo, comunque è un record mai raggiunto, diciamo che
come dire, le dichiarazioni poi a volte vengono rese così a braccio, ci sono dei giocatori che non fanno molta dietrologia, mentre invece Gallo è andato diretto raccontando poi quello che effettivamente prova per questa maglia, sperando ovviamente di rendere al meglio in quest'ultimo anno. Sappiamo quali sono state le trattative di mercato, sappiamo quali sono stati gli abboccamenti quasi per tutti i giocatori del Lecce, però anche per Gallo. Come abbiamo detto sempre, anzi come dice sempre l'area mercato giallorossa, laddove ci sia un ragazzo che dimostra la volontà di interfacciarsi con realtà migliori di quelle del Lecce, perché non deve andare? Però lui con queste dichiarazioni non ha potuto altro che esprimere questo grande amore per questa maglia, e io ci ho creduto, l'ho vista da questo punto di vista. Non chiedo all'ex dirigente Adolfo Saragio, perché oggi sta con la penna rossa a sottolineare, quindi evitiamo il commento di Adolfo Saragio. Voltiamo pagina, pensiamo, come giusto che fosse, abbiamo letto il messaggio, ma Gallo ha fatto la sua onesta e più che sufficiente prestazione, ormai no comment. È uno dei migliori, no comment, Adolfo Saragio va benissimo, Adolfo. Poi c'è una domanda, io per Andrea ovviamente amiamo già i tifosi del Lecce fuori sede, ancora di più quando questi tifosi fuori sede non hanno nulla a che fare con Lecce. Buonasera, complimenti per la trasmissione, sono Mimmo da Potenza. Oltre a dire che Lecce a Torino ha fatto una grande partita egregia, volevo mandare un abbraccio a Franco Marinelli, che conosciamo molto bene, presidente del Lecce Club Pantaleo Corvino di Apriola. Credo che l'amore di Franco per il Lecce è unico, chilometri e chilometri per seguire la sua squadra giallorossa, oltre a essere una persona dal cuore d'oro, quando posso vengo anch'io con lui in Salento, sono innamorato della vostra terra. Forza Lecce. Questi sono messaggi bellissimi. Mentre per quanto riguarda la pagina legata alla Serie A, come sempre dobbiamo stringere i tempi, perché dalla regia mi dicono che inizia ad arrivare il momento della ghigliottina. Della ghigliottina, sì, mi fanno segni strani, non è vero, Michele non mi sta nemmeno guardando, salutiamo Michele Marchitelli. Però giusto un accenno su questo Napoli, che dopo l'iniziale, diciamo, scivolone, sembra che Conte sia riuscito a far scoccare di nuovo la scintilla. Prima era Kvaratskhelia con Osimhen, adesso è con Lukaku. Lukaku l'ha inventato sempre Checco Fedeli. Qua stiamo proprio viaggiando su altissimi livelli. Lukaku, Adolfo. Come al solito tutto possiamo dire, però su quella che è il carattere, la personalità di Antonio Conte, su quello che riesce a trasmettere ai suoi calciatori, nulla questio. Cioè non possiamo non ammettere che lui come allenatore è veramente bravo, cioè riesce veramente a dare ai calciatori quel qualcosa in più che molti altri non danno. Sarà forse sul piano caratteriale, sarà sul piano fisico, perché spesso le squadre di Conte veramente arrivano fino alla fine del campionato con una forma incredibile, quindi ha anche uno staff di primo ordine alle spalle. Però fatto sta che dopo tre giornate, dopo l'esordio abbastanza disastroso col Verona, il Napoli sta facendo già vedere quello che vale. C'è poco da fare, insomma. Mister, il Napoli non avrà le coppe, può essere un vantaggio proprio per Conte e i suoi ragazzi? Ma credo di sì. Napoli, ricordiamo che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, quindi in questa squadra ci sono ancora presenti, credo, 7-8 giocatori di quella squadra, per cui è chiaro che è una squadra che ha comunque dei valori importanti. Poi è chiaro, siamo solo all'inizio, c'è l'Inter che la stagione scorsa ha vinto il campionato dominando, e quindi sicuramente rispetto alle altre probabilmente parte favorita, però il Napoli è sicuramente una di quelle squadre che può lottare con l'Inter. Ovviamente dell'Udinese, che è ad inizio campionato, magari potrebbe sorprendere, perché come diceva Adolfo comunque l'intragliatura è importante, non è un'intragliatura così. Ecco qui appunto arriva Michele Marchinelli, bello puntuale nell'alta quota dell'Udinese, e mentre il Parma, che sembrava essere partito fortissimo, sta avendo, diciamo, dei momenti di flessione. E proprio il Parma è la prossima avversaria del Lecce. Vediamo i precedenti tra Lecce e Parma. Ricordiamo, giocheranno al Via del Mare Lecce e Parma alle 20:45 di sabato, quindi si andrà dopo in centro a Lecce, dopo la partita, speriamo positiva.
dei precedenti che non sorridono. Ovviamente sono escluse le coppe, sono solo precedenti relativi al campionato di Audi B. Troppi gol presi, quindi non fa testo per questo Lecce di Gotti, quindi penso che... Mentre andiamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione in campo e mi soffermerei su quello che abbiamo immaginato possa essere l'attacco, diciamo, dei sottopunta in su, quindi Rebic, Berisha, Dorgu, Kristovic, Stefano. È un attacco internazionale, nel senso che Kristovic è nazionale, Berisha ha fatto l'europeo, Dorgu adesso nazionale danese, Rebic non c'è bisogno di presentarlo, un attacco davvero internazionale. È un attacco internazionale, tra l'altro sono due giocatori di bellissime speranze come Berisha e Dorgu che ormai fanno parte delle loro nazionali. E, ti dirò, osservavo questo attacco e pensavo che comunque la soluzione Rebic a sinistra nella partita contro il Torino non so se era emergenziale. Io credo molto alle parole del responsabile Corvino e anche di Mister Gotti. Rebic è stato preso per fare, diciamo, la punta o la seconda punta. Non ha in questo momento quella condizione tale da permettergli di fare l'esterno a tutta fascia, anche se l'ha fatto in carriera. E quindi mi aspetto un Lecce leggermente diverso rispetto a quello della partita contro il Torino. Probabilmente l'inserimento il ritorno di Dorgu in campo permetterà forse a Rebic di stare ancora più vicino a Kristovic, quindi cambierebbero anche degli equilibri che porterebbero sicuramente delle agevolazioni dal punto di vista della manovra e della fase offensiva. Non so se giocherà Berisha, questo l'abbiamo visto, sono d'accordo con le considerazioni che erano state fatte prima. Berisha ha giocato molto bene nella partita contro il Torino, è stato utilizzato questo giocatore più che altro per andare a prendere Ricci, per andare a bloccare la linea di passaggio lì in mezzo al campo, lo abbiamo visto anche molto propositivo nella fase di possesso. Però ci vuole ancora del tempo per costruirgli un ruolo lì sulla tre quarti, anche perché Rafià, da quello che ha dichiarato Mister Gotti, lo vede più play, lo ha detto forse nel post Torino-Lecce, quando invece nelle prime partite abbiamo visto Rafià svolgere quel ruolo, no? Da tre quarti, da legame, da collettore tra la difesa, tra il centrocampo e l'attacco. Sono curioso anch'io di vedere come sarà il Lecce contro il Parma. Allora, siamo davvero in chiusura. Chiedo a Mister Scurto il prossimo impegno del Lecce primavera. Ovviamente si giocherà a San Pietro, al Deghi Center, giusto? Sì. Si punta subito a replicare la vittoria? No, l'importante è fare una prestazione buona come abbiamo fatto le ultime. Abbiamo iniziato sicuramente a Monza con una prestazione buona in parte, anche se abbiamo commesso un po' di errori, soprattutto in fase difensiva. Nelle altre tre partite sicuramente abbiamo avuto più equilibrio, la squadra è cresciuta, insomma mi aspetto che la squadra confermi questa crescita. Poi è chiaro che di fronte abbiamo un avversario molto importante, però insomma sarà fondamentale cercare di fare una prestazione giusta con riproponendo insomma quello che abbiamo fatto e con la spinta del pubblico, che quello di Lecce non manca neanche per quanto concerne appunto la primavera, quindi comunque ci sarà anche il pubblico leccese a sospingere i tuoi ragazzi, mister. Quella sarà una cosa molto importante. Noi fino adesso abbiamo giocato solo una partita in casa con l'Udinese, sono venuti in tanti e li ringrazio perché insomma anche i ragazzi hanno bisogno di questo calore, di questo affetto da parte del pubblico, ed è una cosa insomma molto bella, molto importante. E ringrazio allora mister Giuseppe Scurto, gli faccio il più grosso in bocca al lupo per il campionato, da tifoso anche, della primavera giallorossa, e ringrazio Adolfo Starace, il collega e amico Stefano Sozzo. Grazie a voi. Checco Fedele, che quest'oggi è stato più attento ai messaggi, perché sennò poi ci rimproverano. E ovviamente Michele Marchitelli in regia. A tutti voi che ci avete seguito, diamo appuntamento a martedì prossimo. Ancora una volta con Ora Lecce.